19 ottobre 2021, mancano medici. Chiude chirurgia al San Francesco di Nuoro, situazione al collasso. Sospesi anche ricoveri in ortopedia. L'ospedale San Francesco di Nuoro è il terzo polo sanitario della regione. Oggi appare come un nervo scoperto dell'isola. Nelle ultime ore le criticità sembrano essersi aggravate, tanto che i sindacati dei medici hanno dichiarato lo stato di agitazione. Sono in stato di agitazione perché c'è una carenza drammatica di organico. Sono reparti che stanno viaggiando con la metà e anche meno dell'organico che dovrebbero. Quali sono in sintesi le criticità del sistema sanitario della Sardegna? Intanto una riforma infinita, una carenza drammatica di organico in tutti gli ospedali. Invece in quanto a risorse state bene? Noi non le vediamo così tanto, stiamo aspettando di vedere i nuovi ospedali promessi da anni e anni e anni da tutte le giunte, però siamo sempre lì. Ed ecco, il Mater Olbia è a pochi chilometri da Nuoro, ma sembra di stare in Svizzera. Proprietà del Qatar, convenzionato con la Regione Sardegna. Noi offriamo un servizio di eccellenza al cittadino normale. Il 99% dei nostri pazienti sono cittadini che non pagano. Pagano il ticket regolare, come in qualunque altro ospedale pubblico. Quest'anno ci abbiamo a fatturare più di 40 milioni, per cui 4 il privato. Questa è l'area del paziente della mutua? Questa è il paziente della mutua, sì, la stanza di degenza ordinaria che offriamo ai nostri pazienti. Ecco, questo è il sesto piano, il reparto privato. Lei può venire qua e a pagamento questa volta e prendere un intero appartamento a sua disposizione. 3.000-3.500 euro al giorno. In questi ultimi giorni era esplosa la polemica della convenzione tra la Sardegna e il Fondo del Qatar, in base alla quale il Mater Olbia riceverà per il terzo anno consecutivo 20 milioni di euro. Io mi occupo solo del terzo anno, degli anni due precedenti. Spero che i soldi arrivino perché mi pare che siano dovuti. C'era un accordo, giusto o sbagliato che fosse, il privato ha investito una montagna di soldi, per cui è giusto che la Regione paghi. Naturalmente ogni cosa scatena polemiche, soprattutto adesso scatena l'opposizione, che però era al governo quando fu firmato l'accordo. La sanità in Sardegna è terreno di scontro. Dalle file della maggioranza il consigliere UDC Oppi accusa di incompetenza l'assessore perché sostiene nell'isola non c'è un ASL che funzioni. Il Mater Olbia è stata voluta e votata da tutta l'Aula la scorsa legislatura perché si pensava che attraverso il Mater Olbia avremmo ridotto di molto e di tanto la cosiddetta mobilità passiva, cioè c'erano tanti sardi che andavano su alla penisola solamente per avere delle cure più specialistiche e più approfondite. Diverso il punto di vista dell'opposizione. Tutti gli altri operatori sanitari privati hanno un budget e per erogare prestazioni al sistema pubblico il Mater Olbia a questo giro a livello nazionale è stata assegnata anche la possibilità di avere 20 milioni della finanza regionale, dei soldi regionali, gestiti direttamente dal Mater Olbia, senza che il Mater Olbia debba corrispondere nessuna prestazione alla regione, semplici spese di start-up. E questo in una fase in cui le liste d'attesa in Sardegna sono arrivate a cifre drammatiche.